Minimalismo informatico su Twitch dove mi state seguendo. Questo video è del corso di intelligenza artificiale e in questo video parleremo di Matplotlib. Matplotlib è praticamente una libreria che ci serve sostanzialmente per fare statistica con Python. Se vogliamo installarla basta scrivere pip trail install matplotlib. No, find the version that satisfies the requirement. Vediamo un attimo se trovo qualcosa. Vabbè, penso che troverete un comando su internet. Auto install matplotlib. Ah, ok. Sì, è probabile che sia semplicemente così. Esatto. Cioè non ci vuole l'H. Niente di più semplice. Adesso questa roba qua non ci interessa. Quindi non mettete l'H, mettete pip3 install matplotlib. Come vedete io in realtà l'ho già installato, per cui non ce n'era bisogno. Però era per far capire a voi che cosa bisogna installare. Allora, per usare, noi ovviamente scriviamo Python, è una libreria di Python che serve per fare statistica. In questa lezione vedremo appunto le basi essenziali di questa roba qua. Cioè semplicemente vedremo come fare, cioè che poi vedi effettivamente la schermata con la statistica e queste cose qua, inserire i dati e fare tipo un grafico statistico, una cosa del genere. Casaccio. Adesso qui non ci interessano delle cose reali e specifiche. Nei video successivi magari vedremo delle cose più nello specifico. Allora, import matplotlib. E poi pyplot. ASP.LT. Questo è quello che, cioè questo è per importare, diciamo, la libreria. Dopodiché quello che noi ci interessa è definire dei dati. Ovviamente noi adesso useremo, diciamo, un diagramma cartesiano, no? I diagrammi cartesiani sono fatti tipo X e Y, no? Quindi noi possiamo prendere 2, 4, 7. Queste sono delle coordinate delle X. Y, prendere altre coordinate, 3, 5, 9. Ok, queste sono delle coordinate. Poi facciamo così. PLT, plot. E gli passiamo questi array, no, che poi non sono degli array, sono delle liste. In questo caso sono liste di Python. Poi vedremo che si possono usare anche gli array, però se io faccio plt e poi faccio show, non c'è il punto e virgola. Bruttissima, però questo è il grafico. Allora, questa roba qua appunto sono i dati. Costruzione grafico, mettiamo. Il grafico viene mostrato.
Questo è il risultato. Quindi abbiamo i nostri punti che, per esempio, 2-3, poi dovrebbe esserci 3-4. No, aspetta, 2-3, poi c'è 4-5, poi abbiamo 7 e 9. Sì, insomma, ci sono tutti i nostri punti. In alternativa alle liste, non so se sta roba funziona. Ok, in alternativa alle liste, noi potremmo anche usare direttamente gli array. Semplicemente scrivo import numpy snp. Poi scrivi np. Array, e se non sbaglio dovrebbe essere così. 2, 4, no, cos'era? 7. Y, np, array 3, 5, 8. Mettiamo 8, va. Questa volta mettiamo 8. E teoricamente è tutto uguale. Sì. Sì, tra l'altro adesso viene più lineare la retta. Ma questo perché noi abbiamo fatto le cose così, in realtà potevamo fare qualcosa di molto diverso, per esempio. Questo poteva essere 1. Questo poteva diventare 5. E adesso vi assicuro che verrà qualcosa che non è assolutamente lineare, dovrebbe venire qualcosa di strano. La linea è totalmente spezzata e sta andando in un altro modo. Forse se vogliamo farla assomigliare a qualcosa di tipo adesso 7, poi questo qua scende 2 e questo qua sale 8, vediamo un attimo. No, no, i calcoli sono completamente sbagliati. Ah sì, perché ho sbagliato io. Queste qua sono le x e queste qua sono le y. Ok. Così dovrebbe avere già più senso. Bisogna togliere sta roba. Ok. Cioè, vabbè. Però comunque, questi sono i grafici, no? E poi qua ci sono delle cose che... Cioè che uno può muoverlo, tipo, pure che, non so, ci sarà una modalità di ingrandimento. Ok, così si torna indietro. Vedete che ci sono possibilità e poi questo ti permette di salvare il grafico. Cioè voi potete in realtà salvare il vostro grafico, cioè che salvi la figura. Questo ripristina tutto, altrimenti chiudete. Notate che in realtà sta roba qua. Ah, poi bellissimo sotto che ci sono i valori di x e di y. Che man mano che scorrete, se vedete qua sotto, c'è. Vabbè. Però questo funziona tipo in stile applicazione desktop con la finestra che appunto si apre. Così è la cosa. Comunque, chiudiamo questa cosa. E questo è di fatto la base essenziale. Si possono però aggiungere delle cose. Per esempio, questo. PLT, XLabel, PLT. Y label e poi PLT title.
Così praticamente voi potete mettere, tipo che queste qua, per esempio, il numero delle impressioni e questo è il numero di click e poi vi fate la statistica tipo Google Analytics potenzialmente. Cioè, potenzialmente sì. Poi ovviamente. Cioè. Però perché è interessante questa cosa perché capita che uno potrebbe utilizzarla, per esempio, per confrontare dati differenti da applicazioni differenti e mettere in relazione appunto a questi dati. La cosa più figa ovviamente, poi questo magari lo vedremo più avanti, è tipo, ma io come faccio che prendo per esempio un bel Excel pienissimo di dati e poi li butto tutti qua dentro? Quella è una cosa interessante. L'altra cosa interessante potrebbe essere, piglio i dati dal database, mi collego con MySQL. Però questo non ho ancora spiegato come si fa a fare con Python. In realtà perché non c'è ancora. C'è un corso di Python di base, se vi interessa qui, se non conoscete Python, però ovviamente se siete qua ovviamente conoscete Python. Però io ho già fatto un corso di Python di base, manca diciamo una parte su come collegarsi sui data con i database, però l'ideale sarebbe prendere anche dei dati dal database. L'altra cosa che si può fare è aggiungere per esempio una leggenda aggiungendo per esempio dei dati. Di più piglio sta roba qua, no? Faccio copia. C'è sta roba qua. Poi li cambio completamente. Metto questo, metto 10. Questo metto 3. E questo metto 9. Questo metto 12, questo metto 5, questo metto 2 e questo metto 7. Ho messo dei dati a caso, chiaramente. In questo modo praticamente mi creo un'altra retta. Ok. Però io posso fare così. Label, first line. Ah, ovviamente qua ci va una virgola. Label, second line. Ok, e poi bisogna fare plt.legend. Ecco, no, legend. Ah, e questa roba. Una schifezza totale. Cioè, nel senso, viene fuori una cosa che ovviamente non ha nessun tipo di senso. Però avete visto qua sopra? Questa è la leggenda, quindi potete mettere sopra delle cose. Io ovviamente ho messo dei dati a caso. Per metterli un po' più sensati. Ma perché questo poi ovviamente fa. Bisognerebbe metterli più, già più sensati, sarebbero come quello sopra. 10, 12, 4 e poi questo qua. Non ho idea di quanto cambierebbe una cosa di questo tipo. No, non c'entra niente. No, vabbè, poi vedremo delle cose che magari hanno più senso. Ecco, mettiamola così perché questo ovviamente non ha alcun tipo, cioè, che altro. Però comunque uno si studia bene le cose, bisogna mettere. E se questi magari fossero più progressivi, tipo per esempio, no, vabbè, lasciamo perdere questi tentativi stupidi. Perché poi questo, vabbè, bisognerebbe andarsi a vedere e calcolare le singole cose. Comunque.
Per capire, questo è Matplotlib e a noi serve Pyplot e viene utilizzato ovunque. Volete fare machine learning? Imparate Matplotlib, Pyplot e quella roba lì. Perché comunque lavorerete con cluster, tutte quelle cose lì. Quindi vi serve questo, tutte le cose linear regression, near neighbor, support vector machine, tutta quella roba Matplotlib. Per fare, diciamo, questa roba, diciamo, proprio a livello, diciamo, della cosa grafica, diciamo, quella cosa lì. Poi NumPy in realtà serve più che altro per lavorare con questo tipo di array, però in realtà non vi serve se per esempio utilizzate delle liste normali, quindi in realtà NumPy bello lo imparate, ma non è necessariamente obbligatorio. Questo serve per creare, diciamo, proprio la cosa, cioè nel senso del grafico. Questo vi aggiunge la leggenda. Vi potete mettere delle cose. Adesso non mi ricordo, mi sembra c'è anche se non mi ricordo. Comunque ci sono altri attributi che adesso non ricordo, ma comunque tipo la larghezza della linea, il colore, queste robe qua potete anche lavorare su quello. La leggenda, chiaramente questo mettete. Questo sull'asse delle X mettete un certo nome, sulle Y mettete un altro. Così. E poi quello per far comparare, perché così poi vedete tutte le, proprio l'immagine stessa come funziona. Ok, nella prossima puntata di intelligenza artificiale continueremo sulla statistica, magari incominceremo a vedere qualcosa di un po' più teorico, così, e poi soprattutto, cioè quindi l'obiettivo sarebbe, perché ci sono tutti i grafici da fare, quindi gli istogrammi, come si chiamano, i diagrammi a barre, i pie chart, cioè quelli a torta. E poi quelli, vabbè, cartesiani, noi abbiamo già visto delle cose, però insomma, cioè, nel senso, questo è come in generale funziona appunto tutto Matplotlib. E questa roba qua, appunto, come dicevo, ci serve poi per quando parleremo di machine learning, diciamo, in questo tutorial o corso di intelligenza artificiale tra filosofia e informatica. Bene, seguite su YouTube, troverete i vari link in descrizione, i canali social, eccetera, eccetera. Il mio sito web è www.tecnofilosofi.com, che è un sito che io voglio portare avanti e che io stesso ho programmato usando Python, quindi questo linguaggio qua. Niente, per il resto, se volete sostenere il canale, ci sono appunto le donazioni, PayPal, link PayPal per chi mi segue su YouTube, per chi mi segue su Twitch. Seguitemi anche su Twitch, ho un canale che si chiama Tecnofilosofy TV. E poi, boh, niente, penso ci vediamo al prossimo video in cui parleremo di o istogrammi o diagrammi a barre, comunque sempre di statistica. Ciao!